Buonasera a tutti, questa sera presentiamo questo bel volume Movimento Operaio e Lotta per la Costituzione, perché è iniziata secondo me una battaglia di contenuto sulla questione di come deve essere questa benedetta legge elettorale, no? Dopo il referendum, perché ci sono diversificate posizioni e molti sostengono, come sono usciti anche da dei documenti, dalle iniziative del, diciamo, del gruppo dirigente che ha dato vita ai comitati referendari, quello di introdurre in Italia un sistema elettorale di tipo tedesco, ad esempio, no? un finto proporzionale. E quindi secondo noi bisogna che questa questione del proporzionale e del suffragio universale venga sviscerata in tutto il paese, perché è la garanzia del mantenimento di un reale sistema democratico, e soprattutto per il movimento operaio, che è il soggetto che ha lottato per darci questa Costituzione con più coerenza, avere la possibilità come soggetto sociale di accedere anche al governo del paese, perché questa Costituzione ci garantisce questa possibilità, no? Come proletariato, come classi subalterne. E questa cosa è tutta in divenire, perché bisogna costruire un movimento capace di saper coniugare questa questione del potere, di come ci si deve arrivare, che è il percorso programmatico della nostra Costituzione. Quindi adesso lascio la parola ai nostri relatori. Quindi io direi a questo punto di iniziare subito con Catone, no? Che dà l'inquadratura al perché hanno fatto questo volume. Ascoltavo prima le critiche, ma comunque cominciamo con dire perché, certo. Perché abbiamo pensato di far questo. Intanto l'avevamo anche annunciato nel volume sull'imperialismo, e anche affronta ormai come numeri monografici di questa rivista, insomma, abbiamo deciso che funziona meglio affrontare, mettere insieme una serie di riflessioni su temi determinati, perché non l'immediatezza funziona con il web, noi articoli, anche se fossimo bravissimi, diciamo, con i mezzi che abbiamo, tra il tempo di redazione, stampa e poi spedizione, ho visto che ad alcuni è arrivato, insomma, dopo 20-25 giorni dalla spedizione, siamo assolutamente tagliati fuori, bisogna essere realistici su questo, e quindi decidendo comunque che la carta stampata ha ancora un peso, un'importanza, rimane qualcosa, ci stiamo concentrando su volumi monotematici che possano servire come materiali per la riflessione e per l'azione, per la lotta. Quindi l'idea di questo volume era già prima. Dopo il referendum pensavamo di fare in tempo a prepararlo per l'Assemblea Nazionale dei Comitati del No, e dei comitati che hanno promosso il referendum, che hanno tentato di promuovere il referendum sull'Italicum, che come sapete non è riuscito per mancanza di firme. Quindi qui c'è anche un notevole ancora limite soggettivo di questo. Per fornire anche su una questione specifica, nel quadro di un'idea, di un chiarimento sulla Costituzione italiana, democratico-sociale e non liberal-democratica, democratico-sociale e non di democrazia costituzionale, insomma, ecco, tanto perché, quindi, che è democrazia costituzionale, come sapete il coordinamento è stato importantissimo, ha svolto un ruolo, diciamo qui anche nell'introduzione, un ruolo importante in una battaglia vinta dopo tante sconfitte, che non bisogna sottovalutare e non bisogna regalare agli altri. È una battaglia contro questa riforma costituzionale, contro la legge elettorale, perché le due cose erano strettamente legate. E credo che poi una parte della riflessione che possiamo fare insieme debba essere dedicata
a questo, ai comitati che si sono costituiti, alle loro prospettive, a quello che si può fare concretamente, perché è stato un momento importante in cui i comitati hanno messo a fuoco determinate cose, a differenza delle altre forze, senza le quali il referendum, sia chiaro, non si vinceva, cioè io non posso pensare che la vittoria del no sia stata la vittoria soltanto dei comitati del no, del referendario, di questi comitati 700, 750 sorti in tutta Italia, dalla Puglia da cui vengono, insomma, so che per esperienza diretta che ne sono stati formati quasi in ogni comune della regione, insomma, diciamo, quindi c'è stato un notevole movimento e credo, così credo in diverse altre regioni. Insieme con i comitati c'è la rete per la Costituzione, con cui leggo sempre Beatrice Bardelli, insomma, ci sono una serie di c'è stato un tessuto che si è costruito unitariamente, che è stato importante, che è riuscito a indirizzarsi, è riuscito ad essere unitario su questo obiettivo e dentro questo tessuto abbiamo creduto come marxisti, come comunisti di Lista Marx 21 di fornire poi degli elementi di riflessione sul carattere della Costituzione italiana, sulla storia dell'attacco alla Costituzione. Qui può essere uno strumento utile la cronologia che diventa abbastanza dettagliata per gli anni, insomma, successivi all'89-91, dando però, diciamo, facendo riferimento anche a tutte le premesse di attacco alla Costituzione. È ovvio che è una cronologia mirata e che lega insieme quello che è stato l'attacco ai diritti sociali, economici dei lavoratori, diciamo dagli anni 90, e quelli che sono stati insieme, in parallelo, contestualmente, l'attacco alla Costituzione. Perché è diventato chiaro che, cioè, anzi, in questo ci hanno dato una mano, insomma, perché è stato così esplicito poi il sostegno delle grandi potenze, da Obama alla Merkel, dei grandi potentati economici, delle grandi banche, insomma, questa lotta sul referendum costituzionale è stata anche fotograficamente, visivamente, una lotta di classe alla fine. Cioè, c'è stato da un lato il grande padronato, i potenti, insomma, c'è stato l'apparato europeo e americano, insomma, l'Occidente, cioè il neoliberismo occidentale, i loro poteri, il loro governo, le loro banche, le loro grandi strutture, la Confindustria, tutti questi, più dicevano che si schieravano per il sì, più diventava chiaro anche, no? Credo che anche queste posizioni abbiamo prodotto un passo importante, bisogna valutarlo, di un sindacato che era della CGIL, che stava fortemente sulla difensiva, che lo è stato a lungo, forse diciamo che lo è tuttora su certe cose, basti pensare, ricordare che quando passò la legge Fornero sulle pensioni, insomma, fu assolutamente, no? Passò nel silenzio e nell'inerzia. Quindi, però il fatto che questo sindacato, insieme con associazioni di massa collaterali, fortemente collaterali, al PDS, DS-PD, come l'ACI, insomma, e l'AMPI, la battaglia che c'è stata nell'AMPI, e il ruolo e il voto, diciamo, il pronunziamento della CGIL per il no. Sappiamo che molti altri dirigenti non hanno votato, hanno votato sì, diciamo, c'è stata questa, però ci sono stati questi pronunciamenti che hanno reso in qualche modo visibile uno scontro di classe, tipico, diciamo, sulla Costituzione. Finalmente c'era uno schieramento, se poi dovessimo fare in futuro una storia, uno schieramento in cui da un lato c'era
c'erano rappresentanti dei lavoratori, della tradizione, della resistenza, dell'ampi, della intelligenza autenticamente progressista, diciamo così, e dall'altra parte c'erano il blocco padronale. Quindi, ora, dico questo perché è anche importante, voglio solo ricordarlo, ma ricordare un anno che è stato un anno in cui, ad esempio, Domenico Lo Surdo, ma anche Azzarà, ma anche Bucci, insomma, parlano rispetto a quello di colpo di Stato, come anche Salvatore D'Albergo. Nel 1993, quando grazie all'ondata degli scandali di Tangentopoli e anche alle campagne che si erano avviate sul sistema elettorale, poi passa il referendum a grandissima maggioranza, terribile, è un plebiscito a favore, no? Che credo che si fossero 8 referendum, tra cui è importante osservare questo, insieme con quello sulla legge elettorale, surrettiziamente, insomma, quel referendum faceva dire ai cittadini che, insomma, pronunciandosi per il sì, pronunciandosi allora per il diciamo per l'abrogazione di quella norma, accettavano il sistema maggioritario, che poi viene proposto rapidamente, approvato in quegli anni, qualche mese dopo, e che avrà il nome del attuale presidente della Repubblica, cioè del Mattarella. Mattarella, detto poi Mattarello, che è l'introduzione dell'uninominale maggioritario sul modello, diciamo, quindi un modello di assolutamente contrapposto a quello pensato dai costituenti di tipo proporzionale, e conservava nel proporzionale una quota del 25%, rispetto alla quale, per eliminare la quale poi si sono mobilitati anche nel 99, non riuscendovi per un pelo, anche per abolire quella quota. E bisogna dire che chi si mobilitò allora, tra quelli, insomma, poi in alcuni casi, in questo caso ha rivisto le sue posizioni di allora, o sembra averle riviste, ma c'era un vasto schieramento in cui il PD, insomma, non dico PD attuale, quello che poi era, insomma, il Partito Democratico, il Partito PDS, che poi diventerà DS, e si era schierato a favore dell'abrogazione anche di questa quota proporzionale, cioè con una forte idea maggioritaria. In quel referendum si votò anche, questo è un po' importante osservarlo in una situazione in cui noi abbiamo una memoria corta, non dovremmo avere questo. Insomma, noi abbiamo, in quel referendum si votò anche per l'abolizione di fatto delle partecipazioni statali, dell'intervento pubblico in economia. E un commentatore non certo fuori della mischia, come il direttore di Repubblica Eugenio Scalfari, lo osserva, lo sottolinea in un suo editoriale. Cioè, finalmente abbiamo eliminato il sistema proporzionale e eliminato il ruolo, cioè il parassitario, allora si diceva, tutta la retorica neoliberista dell'intervento pubblico in economia, dei carrozzoni. E quindi, tant'è che lo smantellamento dell'economia pubblica, che in Italia aveva un peso rilevante, molto rilevante, che era stata, al di là di fenomeni di corruzione che possono essere anche endemici in un sistema, diciamo, dipende dal controllo, ma al di là di questo, era stata il perno dello sviluppo economico italiano. Cioè, noi abbiamo avuto uno sviluppo grazie all'economia mista, alla direzione, alle grandi imprese pubbliche, all'Eni, all'Iri, ha avuto questo. Senza questo, e anche le banche, il sistema di banche, così, quelle pubbliche, tutto questo viene smantellato molto rapidamente
e in gran parte prevalentemente dai governi centrosinistra negli anni 90, in cui il governo Berlusconi è una parentesi piccola, diciamo di alcuni mesi, quella del 94. Quindi non è stata la destra ufficiale, ma è stata la pseudo-sinistra, diciamo in qualche modo, che ha poi prodotto la grande privatizzazione e ha, cosa che rende ora anche la possibilità di una ripresa economica in Italia molto più difficile. Quell'idea di intervento pubblico è stata tolta insieme con il proporzionale. Questo legame viene colto da Eugenio Scalfari, che è contentissimo di quel risultato allora nel 93. C'era scritto razza padrona con qualcuno, no? Che attaccava proprio. Benissimo, e dovremmo coglierlo bene anche noi, insomma, questo messo, perché vanno di pari passo. Per cui la lotta per la Costituzione, poi l'idea anche del titolo, diciamo, per la Costituzione non è, come poi serpeggiato a lungo anche nella sinistra, anche nella sinistra estrema, diciamo, una lotta secondaria rispetto alla lotta sociale, una lotta diretta, no? Tanto poi in quel momento elettorale, queste cose, cioè c'è una parte che diciamo o anarchica o estremista rifiuta anche proprio il momento, cioè considera il momento istituzionale un momento addirittura negativo, secondario rispetto a quello sociale diretto dell'impegno, eccetera. Ma è qualcosa, insomma, questa la disattenzione rispetto alla Costituzione, insomma, è stata presente anche, se vogliamo, nella storia di Rifondazione Comunista, è stata presente rispetto ad altre cose, è stata fortemente sottovalutata. Questo è un errore perché le due cose, se guardiamo anche la storia degli ultimi 30 anni, sono strettamente connesse. E se guardiamo l'impegno che è stato messo, che mettono da parte, poi dichiaratamente, spudoratamente, insomma, dichiarato da parte di JP Morgan, delle grandi imprese multinazionali, delle grandi banche, per lo smantellamento, per l'attacco alla Costituzione italiana, considerato, e lo nota anche molto bene la professoressa Alessandra Agostino, che è docente di diritto costituzionale a Torino, che scrive un articolo che sulla legge elettorale del neoliberismo, cioè il maggioritario è funzionale poi all'introduzione poi e alla implementazione del neoliberismo. E quindi un po' l'intento, ecco, diciamo, del testo e di questa raccolta di testi di questo quaderno speciale di Max Ventura, proprio fornire strumenti per la lotta per la Costituzione e in questa fase, in questo momento, per tentativo almeno di lotta per il ripristino del proporzionale puro. Cioè la nostra bandiera è il proporzionale puro, cioè, che poi tutti dicono, Forza Italia dice, noi siamo per il proporzionale, però poi dicono, no? Poi con sbarramento, poi con premio, no? Con premio di governabilità, che allora, e con collegi ristretti, allora a questo punto è tutt'altra cosa, diciamo, no? E allora, quindi anche la ripresa anche di testi di Luciano Canfora su questo tema vogliono fornire, no? Elementi di riflessione sul ruolo sull'importanza della lotta per il proporzionale argomenti. C'è Claudio De Fiores che scrive sulle origini, no, dei sistemi elettorali e su come penetri nel movimento anche nella sinistra, poi cominci a serpeggiare il demone, ricordate, poi, insomma, che sempre nel 93 l'attacco non è soltanto a livello di Parlamento centrale, ma a livello anche di amministrazioni locali, cioè
il sindaco viene eletto, cambia il sistema elettorale nei comuni, nelle province, poi cambierà alla fine del millennio, insomma, anche per la regione, con la trasformazione della regione, e avremo una in cui nella regione poi abbiamo dei sistemi pazzeschi, di un presidenzialismo spinto, estremo, con delle leggi elettorali di cui credo che quella della mia regione, quella della Toscana, siano le peggiori, insomma, in assoluto, non so tra le due, tra Toscana e Puglia, quale sia il peggiore. Noi con premi di maggioranza e solo il sbarramento, quello in Puglia, all'8%, quindi abbiamo, cioè è il modo per anche, no, per allontanare i cittadini dal voto, perché diciamo pochi possono essere rappresentati con questo tipo di sistema. Dunque, questo, ultima cosa nel presentare, poi ne parliamo, insomma, io ho solo il compito di presentare questo libro, questa rivista libro, insomma, che spero serva per il movimento di oggi, cioè per fornire armi teoriche alla politica, alla lotta per il proporzionale, che è importantissimo. Cioè, o lo facciamo ora, è un momento meno sfavorevole, perché le forze avversarie su questo sono ancora divise, perché hanno avuto il referendum, e su cui siamo limitati, hanno avuto una sconfessione ancorché parziale sulla legge elettorale della Corte Costituzionale, per ottenere la quale l'unico, bisogna rivendicare il merito dei comitati che hanno presentato in 22 città e a 22 tribunali, diciamo, i ricorsi, perché poi la cosa passasse alla Corte Costituzionale verso l'Italia, cosa importantissima. Cioè, questo è stato un lavoro collettivo, mentre contro il Porcellum questa cosa avviene soltanto molto più individualmente. Uno dei maggiori, cioè delle persone più importanti che hanno svolto un lavoro importante, bisogna riconoscerlo, all'avvocato socialista Carlo Besosti, insomma, che con grande scienza delle leggi elettorali ha messo in difficoltà, diciamo, una serie di tribunali. Però poi c'è stato, presentarlo in 22 città, l'altra volta invece contro il Porcellum fu solo in una, e si andò poi con 6 anni per tanto tempo, vuol dire che c'è stata una mobilitazione. Queste cose non dobbiamo perderle, questa struttura organizzativa dei comitati e quant'altro, va bene. Ora, quindi vorrei che questo volume fornisse, diciamo, strumenti. Beh, riteniamo che fornisca alcuni strumenti. Quindi vediamo di anche ragionare su come non perdere i risultati raggiunti di una vittoria, quella del no referendum costituzionale, di come non perdere, come mantenere la struttura dei comitati, allora, e quindi come mantenere anche una mobilitazione su questo. Diciamo, qui la capacità di tenere, insomma, con chiarezza l'obiettivo e saper lavorare unitariamente, facendo quindi anche le necessarie, insomma, mediazioni, ma sulla base dell'obiettivo, è fondamentale. Tenere una struttura di comitati che tengano la Costituzione come bandiera, io credo, e finisco, può essere oggi un momento unificante per le forze, diciamo, anticapitaliste, comuniste, socialiste, cioè un fronte per la Costituzione. Credo che oggi sia qualcosa che potrebbe smuovere il quadro, insomma. Dovremmo raccogliere questo, la Costituzione come bandiera, perché questa Costituzione è oggi attualissima e molto avanzata. E oggi credo, nel quadro complessivo di grande arretramento, tenere questa trincea della Costituzione e portarla avanti, tenerla come programma, credo che possa essere al tempo stesso realistico, cioè, e unificante.
poi, cioè, non stiamo nella fase della lotta per il comunismo o per il socialismo direttamente, ma siamo, la Costituzione poi possiamo, è pensata come una fase, cioè come strumento per una transizione possibile, per una trasformazione delle strutture economico-sociali, cioè, va bene, io ho abusato anche del mio tempo, vi ringrazio per l'attenzione. Innanzitutto dico perché sono coerente con la mia difesa della Costituzione, è la questione culturale di formazione, e questo manca ai ragazzi di oggi. Non tutti i ragazzi di oggi nelle scuole, specialmente ora con il discorso della buona scuola, possono avvicinarsi allo studio, allo studio mnemonico anche degli articoli della Costituzione, come invece mi fece fare a me quando ero studentessa al liceo classico di Pisa al ginnasio, la mia insegnante, professoressa Sorbi, che teneva il cognome del marito, grande avvocato comunista, ci fece imparare la prima parte della Costituzione a memoria. E ce la risentiva ogni volta, avevamo ogni settimana quell'ora di educazione civica, e l'educazione civica era imparare a memoria, recitare in classe gli articoli della Costituzione. Questa cosa mi è talmente entrata nel sangue che ogni volta che nelle mie battaglie che ho cominciato a fare intorno ai anni 2000 in difesa dell'ambiente, leggevo una legge o Gaspare, eccetera, eccetera, che percepivo subito l'incostituzionalità della legge. Tanto che abbiamo fatto tante battaglie per far dichiarare l'incostituzionalità delle leggi che sono state poi dichiarate anche incostituzionali. Questo per dire che cosa? Per dire che è la formazione che crea il pensiero giusto. Se non c'è formazione non si può creare il pensiero giusto. Mi dispiace, ci sono tanti ragazzi di là al bar che bevono, anche a me piace bere, piace divertirmi, però nessuno di questi ragazzi è venuto qui a ascoltarci. E questo ci deve far riflettere, perché siamo tutti abbastanza grandi quelli presenti, a parte i figli di persone... e compagne di Paola eccetera che sono presenti qui, ma sono i figli che hanno avuto una formazione anche in casa di questo genere. Quindi la prima cosa da fare secondo me è riniziare a fare i seminari, a fare gli incontri di formazione. Perché? Perché la Costituzione è considerata, come diceva appunto anche Andrea, anche da tanti partiti della sinistra, per carità, ed è stata considerata fino ad ora, fino alla vittoria referendaria del 4 dicembre, un documento che aveva la Repubblica nostra italiana, insomma, che era stato un po' messo nel cassetto. Con il movimento che ha creato il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, di cui faccio parte, apro parentesi, hanno allargato il direttivo del coordinamento a due rappresentanti per ogni regione, uno e una donna, e i comitati toscani mi hanno scelto come donna, per cui ero alla prima riunione del direttivo allargato l'altro giovedì, dove poi dirò che cosa ho contestato anche a loro, perché si fanno le battaglie, poi nessuno è perfetto. Quindi, siccome la perfezione della proporzionale puro è una perfezione non idealistica ma reale, bisogna veramente fare in modo tale di convincere tutti della necessità e del vantaggio personale che ognuno di noi potrebbe avere se ritornasse un sistema elettorale proporzionale in Italia. E questo perché? Perché proporzionale, come diceva Andrea, è stato eliminato con un colpo di Stato, è vero, legale però. Perché quando nel 93, e io ho seguito tutto il dibattito fatto da DS o PDS, allora mi sbaglio PDS, sempre, come PDS, per convincere i propri iscritti che nel mondo il proporzionale non era un sistema elettorale che è presente in maggior parte dei paesi europei, del mondo, cioè del pianeta Terra, e li convinceva che era il maggioritario il sistema
Io mi ero informata, perché già allora facevo la giornalista, continuo a farla, e la mia battaglia contro Renzi, contro il tentativo di Renzi di abolire e di deformare la Costituzione, l'ho fatta anche come giornalista, scrivendo su varie testate online. Mi rendevo conto che quando parlavo, intervenivo, cercando di informare la gente che non era così, non era vero, non mi credevano, perché la fidelizzazione che avevano gli iscritti al PDS, DS e poi PD è veramente terrificante. Credono veramente a Babbo Natale e infatti riuscirono a fargli credere che Babbo Natale era il maggioritario. Quando invece mi sono messa a studiare sul proporzionale, per questo settore, ho scoperto delle cose che mi hanno veramente dato vigore e forza per portare avanti questa battaglia sul proporzionale puro. Perché? Il proporzionale nasce in Italia non con la Costituzione del 48, il proporzionale nasce in Italia nel 1919. La legge proporzionale, la prima legge italiana proporzionale, ha la firma di Vittorio Emanuele III. Come mai in una monarchia dove non c'erano, dove erano però presenti per la prima volta dei grossi partiti di massa, socialista e popolare, si arriva a convincere un Parlamento a votare per un proporzionale? Io ho letto, e l'ho presentato proprio giovedì, e Domenico Gallo prendeva appunti, l'intervento che ha fatto, che fece ovviamente Filippo Turati il 6 marzo 1919 a sostegno del proporzionale. E diceva delle cose non di carattere ideologico, diceva delle cose di carattere concreto, parlava della giustizia del proporzionale. E scusate, vi leggo soltanto il pezzettino che ho letto anche a loro, e c'era appunto, tu hai detto, Domenico Gallo e anche degli avvocati presenti che mi hanno chiesto il testo, e un testo è digitalizzato, si trova online. Turati, 6 marzo 1919, dice: il sistema proporzionale è preferibile in sé ad altri sistemi in quanto risponde meglio alla giustizia. La qualcosa è assiomatica, poiché la giustizia, come professano i giuristi, non è altro che proporzione. Cioè, è lapalissiano, la palisse. Ma perché Turati arriva a sostenere questo? Lui sostiene una mozione di 108 deputati di tutti i fronti politici che sostengono il proporzionale. Il proporzionale verrà approvato quasi all'unanimità da un Parlamento sotto la monarchia alla fine dell'anno. Senza il buco alle donne. Dell'anno è? Senza il buco alle donne. Senza? Il voto alle donne. Senza il voto alle donne. Vi parlo del Parlamento. Parlamento. Ascoltami. La legge proporzionale. No, sono due cose diverse. Approvano la legge proporzionale. Poi che il suffragio universale fosse solo maschile dal 1912 e poi viene un pochino alleggerito rispetto all'età, eccetera, sempre maschile. Però è il sistema proporzionale che viene approvato. Ma non è rappresentativo. Come? Non era, certamente. Il problema del proporzionale è che è un sistema rappresentativo, quindi sì, democratico per quello. Per lui non poteva essere. Io parlo della storia. Ma proporzionale, cioè se trovato momento. Ma in quel momento era così. Il voto alle donne l'hanno dato poi nel 45, con il decreto del voto tendenziale, eccetera. Ma certo, ma figuriamo, vuoi che gli dica che era giusto? Ma questa è storia, però è la storia. Allora, è storia. Filippo Turati è dal 1871 con l'associazione proporzionalista che presiede, che batte e ribatte per sostenere il proporzionale. E ho scoperto che nel mondo, in Europa, ma anche in America, le associazioni proporzionaliste nascono intorno alla metà dell'Ottocento e crescono
dinamicamente in tutte le città del mondo, l'Europa, la Svizzera, eccetera. In Svizzera addirittura fanno un referendum alla popolazione per avere il proporzionale, perché glielo concedeva la loro legge di poter fare il referendum propositivo per avere il proporzionale. Quindi è una crescita esponenziale. E in Italia nel 19, d'accordo, 2 anni, e poi viene il fascismo, eccetera, eccetera. Però questo per dire che quel proporzionale, come è nato, non c'era le donne, ma non aveva soglie. Il proporzionale abbiamo avuto noi con la con il 45, prima il 45, perché le donne possono poterono appunto votare alla referendum monarchia repubblica e poi nei comuni, e poi scritto in Costituzione, non aveva soglie. E non abbiamo avuto soglie fino al 93, 94 con il Mattarellum. Quindi il nostro proporzionale è nato a questa tipologia di storia, puro, rappresentativo, delle donne anche, che non hanno potuto votare dal 46 in poi, perfetto, e senza soglie. Ora invece, anche dopo la vittoria referendaria, è ritornato in ballo il discorso del nuovo sistema elettorale, dal momento che l'Italicum, purtroppo però è stato salvato in gran parte dalla sentenza della Corte Costituzionale, perché sono rimaste delle macchie veramente antidemocratiche, chiaramente veramente fanno rabbrividire, che sono il premio di maggioranza. Lo sapete che chi supera il 40% dei voti di voti prende la maggioranza dei seggi, quindi su 603 ne prende 340, e con 340 seggi l'unico partito che, perché questo l'Italico è stato fatto sui partiti, non sulle coalizioni, il partito che dovesse o potesse raggiungere quella soglia avrebbe in mano la politica non solo delle istituzioni, ma delle nostre vite, perché con 340 seggi è scritto in Costituzione che tante scelte elettorali possono essere fatte con la maggioranza assoluta, che corrisponde a 316 seggi. Se un partito potesse raggiungere il 40% dei voti e prendersi 340 seggi, avrebbe in mano tutto, la vita di noi, la nostra vita, la nostra stessa vita. Quindi è ancora più importante cercare di far capire alle persone quanto è vitale per difendere i nostri diritti, le nostre vite, lavorare e cercare di far passare un sistema proporzionale. Io mi fermo semplicemente qui. Leggo soltanto un pezzettino in uno dei saggi che sono raccolti in questa rivista di Luciano Canfora, che è un breve saggio, però mi ha scritto una cosa che veramente la ripeterò in diverse occasioni. Dice sul proporzionale, dice, il proporzionale è un rimedio. A cosa? Evita che una forza politica capace di convogliare su di sé le simpatie degli elettori meno preparati, quelli che vengono un pochino più facili, quindi essere un po' ingarbugliati da partiti strani, grazie a un marchingegno maggioritario possono trovarsi a fare un indebito pieno di eletti, assicurandosi una schiacciante e devastante maggioranza parlamentare. Comunque, il meccanismo proporzionale costringe invece i partiti ad essere veramente tali, cioè a guadagnarsi davvero e quotidianamente il consenso, non già a studiare con quale combinazione riuscire vincitori al gioco, al tavolo da gioco. Costringe quindi i partiti a diventare veicolo di educazione politica di massa, quali furono i grandi e meno grandi partiti che costruirono la nostra Repubblica.
Non è un caso invece che il regime di maggioritario si sia fatto rapidamente strada al partito azienda, il cui primo e preponderante obiettivo è stato stracciare la nostra Costituzione. Si riferisce a Berlusconi e al tentativo di deformare la Costituzione già dal 2006. E ricordiamoci che proprio col maggioritario il cambio di casacca dei deputati che sono passati da un partito all'altro si va nell'ordine di qualche centinaia di persone. Sono 630 fra Senato e Camera, voglio dire qualche centinaia di persone, di parlamentari, quindi basta, finisco qui. Adesso diamo la parola all'avvocato alla mia sinistra. Forse a sinistra sicuramente, non so se è così a sinistra, più di te, ma so. Giovanni, tocca a te. Mi è venuta una considerazione di tipo numerico da un po' di tempo in testa e me l'ha fatta venire, ritornare in mente ora la Bardelli, perché ha detto dei vizi della sentenza della Corte, no? Allora, la Corte con uno scarno comunicato di due righe a suo tempo rinviò la decisione sull'Italicum senza spiegare perché. Poi i giornali si sono... Certo. Benissimo. Poteva essere fatta anche prima, perché non c'era secondo me nessun motivo di fare... Certo avrebbe pesato poi una sentenza della Corte che avesse detto che il Porcellum, che l'Italicum non andava bene per questo e quest'altro, poteva effettivamente essere letto come un messaggio all'elettore che poi... specialmente con il segno del poi lo possiamo dire. Ma dove sta la contraddizione grave della Corte? Che prima rinvia, poi, così come aveva visto il pericolo di una sentenza nei confronti dell'elettorato, se una sentenza negativa nei confronti appunto del, poteva apprezzare anche il risultato del. E qui invece poi lo ha ribaltato, no. Perché se 60-40 è stato il risultato del referendum, è 40-60 il premio di maggioranza, cioè non doveva, e questa è la cosa più grave, gravissima. Non solo, ma non c'è assolutamente, e questo vale anche per la sentenza 1 del 14, non c'è nessun addentellato letterale in Costituzione per il quale si possa dire che c'è un problema di governabilità da rispettare. Dove il principio della governabilità non esiste. Non esiste in Costituzione, non c'è niente di letterale, e noi siamo per il diritto positivo, non per i sogni. Perché questo diritto positivo viene fuori dalla lotta antifascista, viene fuori anche dal riassunto di tutta quella storia a cui lei ci accennava quando diceva ma è proporzionale. Il 40% l'aveva messo Renzi, non la Corte. Come dici? Il 40% l'aveva messo Renzi, non la Corte. Sì, ma l'ha lasciato, la Corte l'ha salvato. La Corte viene a dire che non c'è niente di male di dare un premio di maggioranza, le ha lasciato il 40%. E noi andremo a votare con queste, perché non lo faranno la riforma elettorale. A meno che non succeda qualche cosa di strano, io non vedo al momento chi potrà fare, ma soprattutto quello, perché io dico questo, certo che 40, non è che la Corte ha lasciato il 40, o meglio, la Corte non l'ha stabilito, ma l'ha lasciato. Lasciato. Ma vabbè, ma la Corte poteva dire il premio di maggioranza non va bene, perché non è tale, poteva sollevarlo. Allora, non lo sollevò a suo tempo. Quello è il problema. Cioè, perché la Corte è d'accordo su questo punto. Questo c'è. Allora, io dico non ci basta la Corte. Da qui tutto il problema. Perché in questo paese, è sempre stata, specialmente la dottrina giuridica e tutti quelli che la dottrina diciamo i conservatori e i controriformatori che la dottrina ha servito hanno sempre sostenuto la tesi che alla fine la legge elettorale è un fatto secondario, che fa parte della in qualche modo, intanto non c'è scritto niente in Costituzione, ci può fare quel che ci pare. Questo fino alle prime due sentenze
la dottrina ha sempre sostenuto la tesi che in Costituzione non c'era nessuna limitazione. Ora, a Corte qualche cosa ha detto, sia pur cadendo in contraddizione, secondo me. E comunque, ripeto, noi non possiamo accettare l'idea, e questo punto è rafforzato anche dalle sentenze della Corte, che sia indifferente alla Costituzione la legge elettorale. Quindi la legge elettorale proporzionale, come quella che ha lasciato salvo questo stramaledetto premio di maggioranza per la contraddizione in cui la Corte ha voluto cadere, la legge elettorale proporzionale, con tutti questi limiti, noi non solo dobbiamo difendere, ma dobbiamo cercare di sviluppare, mantenendo costantemente il nesso fra prima e seconda parte della Costituzione, che vuol dire fra la parte, quindi anche la legge elettorale, come supporto inevitabile, e questo lo dice molto bene la Alessandra Costizzi, della legge della seconda parte. La seconda parte, quindi la legge elettorale proporzionale, che realizza la prima parte della Costituzione, cioè il pluralismo politico, che è da collegarsi anche al pluralismo sociale. E non ci dobbiamo dimenticare che la prima vera grande lesione al proporzionale è stata fatta a livello sociale, quando il movimento sindacale ha accettato accordi dicendo che a firmare gli accordi medesimi dovevano essere i sindacati maggiormente rappresentativi. Maggiormente rappresentativi, c'è la parola maggiore. Maggiormente è in maggioritario, certo. È stata già accettato prima a livello sociale e successivamente sospinto dal PD, anzi preso come uno dei vessilli dal PD a livello del PDS, Docchetto, insomma, chiamiamolo con il suo nome, dopo il crollo dei partiti politici. Crollo dei partiti politici, che è stato quello che ha spinto parecchia gente a dire ormai è cambiata la Costituzione materiale e allora si deve fare quel che si può fare. Perché introducendo, così andando a raccattare un concetto che Costantino Mortati aveva preso nel 1931 da Schmitt, avendo come riferimento in Italia in particolare il fatto che c'era un partito unico. Il partito unico che era, cioè, era sì la Costituzione materiale, c'era una Costituzione flessibile come lo Statuto Albertino e un partito unico che era anche quello che era il motore e anche il motore dei cambiamenti della Costituzione. Questo vabbè, ma non è sufficiente dire che il sistema politico è cambiato per dire che è cambiato il sistema, perché noi abbiamo che è cambiato la Costituzione materiale, perché noi abbiamo una Costituzione non flessibile e quindi non si può fare tutto quel che si vuole. Tanto è vero che non l'hanno fatto, lo hanno dovuto fare con le riforme previste dall'articolo 138 della Costituzione. Allora, io credo che questo nesso strettissimo che c'è tra legge elettorale e quindi il rifiuto del maggioritario e lotta per la Costituzione è un dato fondamentale e non è sufficiente che ci sia una Corte Costituzionale che ci difende. In qualche caso lo fa, ma talvolta lo fa anche lasciando aperte contraddizioni che sono molto pericolose. Perché quindi io, come dire, ho poco da aggiungere su queste cose. Questo nesso è strettissimo. Semmai il punto più grave oggi è che non c'è qualcuno oggi, non c'è un'adeguata quantità di soggetti politici che sono in grado di sostenere queste tesi, anche quelle che poi hanno trionfato al referendum, per esempio. Perché è giusto, secondo me, mantenere il più possibile in piedi questi comitati che hanno lavorato per la difesa della Costituzione, che hanno spinto. Ora, io non so esattamente in questa fase che tipo di dibattito ci sia, magari se te che hai partecipato ci racconti qualche cosa, questo può essere utile anche come conoscenza, perché poi te lo dico.
questo è importante. E poi effettivamente c'è una crisi politica. C'è una crisi politica tale tra i partiti politici, per cui da un lato si è riformata una grande mobilitazione che fa parlare e anche in qualche modo mette d'allarme quelli che attualmente sono i detentori del potere. Renzi, che ha detto basta con i compiti intermedi, non tratto più con nessuno, all'inizio ha fatto questo, per cui la CGIL non voleva vedere nessuno, compiti intermedi non li volevamo proprio nemmeno vedere, così. Però i corpi intermedi da soli non sono sufficienti, perché i corpi intermedi sono quasi sempre portatori di interessi particolari, e per cui poi al momento la cosa più vitale che vediamo in questo momento nel paese è 5 Stelle. È 5 Stelle che devo dire io, insomma, non è che mi spaventi 5 Stelle in sé, non è certo Le Pen, la Le Pen 5 Stelle, però non è nemmeno quella che ci porterà al socialismo. Su questo la dirò. Invece noi abbiamo una Costituzione che per sua natura è una Costituzione che fonda uno Stato che in qualche modo apre a una transizione. È vero che, come dire, oggi non siamo in una fase da lotta per il socialismo diretta. Hai dato questa cosa te prima. Ma intanto questo, io mi domando, cioè questa è una riflessione da fare, ma esiste una lotta diretta per il socialismo? Ho forte dubbio, nel senso che ci sia mai stata, perché alle volte si poteva dire il socialismo è quello là, e allora noi dovremmo lottare direttamente per quello là. Io non posso pensare nemmeno lontanamente che Catone pensi questo, però alle volte c'è questo, come dire, la via italiana al socialismo non era tanto una via che al termine della quale avremmo avuto un modello di Stato tipo quello dell'Unione Sovietica. Forse qualcuno lo credeva, qualcuno ha detto Togliatti è uno che ha la lingua biforcuta, no. No, io invece penso che se dobbiamo andare a cercare qualche cosa di utile e di importante oggi nella nostra Costituzione, in quanto apre una strada, ma ciò meglio, indica una strada, ti dà un modello di Stato aperto che poi può essere anche interpretato come un'apertura verso il socialismo, come quello di cui parlava Berlinguer, per esempio. Uno Stato che si democratizza, uno Stato dove si fa gestione sociale dei servizi, uno Stato nel quale, grazie ai nostri sforzi, agli sforzi che faceva a suo tempo il Partito Comunista, per esempio, ci abbiamo avuto una fase di sviluppo della Costituzione. Non ci dimentichiamo che la fase dal 68 in poi è stata una fase di grande sviluppo della Costituzione, perché non c'era statuto di qualsiasi regione elette ovviamente a suffragio universale col proporzionale, che non avesse dentro anche l'indicazione della programmazione come strumento di governo, come strumento democratico, la programmazione democratica, la programmazione democratica che partendo dalle assemblee elettive locali giungeva alla regione e con la sintesi fatta a livello regionale poi andava a battere il pugno sul tavolo della programmazione nazionale. Infatti non è un caso che le regioni che hanno riformato poi le leggi elettorali nel senso in cui ci diceva Catone hanno fatto anche delle riforme complessive degli statuti. Se andate a rivedere gli statuti vigenti ora, non c'è più la programmazione economica. È scomparsa. Da un lato è fatto il presidenzialismo, proprio a riconferma di questo nesso strettissimo, capito? Quindi
privatizzazioni anche lì, capito? Cioè, certo, tutto questo dove? In un modello che contra, cioè come qualche cosa che proviene ovviamente impostato sul neoliberismo, che è la parola d'ordine dell'Europa, ma non solo dell'Europa, o neoliberismo che è diventato egemone nel mondo. Ma noi al neoliberismo secondo me dobbiamo rispondere non solo indicando la nostra Costituzione per l'Italia, ma anche il modello della nostra Costituzione per l'Europa, perché il discorso dell'Europa si è riaperto. Oggi noi non possiamo non dire, perché che si fa? Si fa finta che non ci sia il problema dell'Europa, perché i partiti di sinistra così dicono ma l'Europa, usciamo dall'Europa, usciamo dall'Europa. Soltanto ci esce la destra dall'Europa, ci esce la May. Quindi noi dobbiamo dire, l'Europa o si fa come una democrazia economico-sociale o si trasforma, perché l'altro giorno parlavano di questo a Roma i capi di governo. E allora noi dobbiamo avere un'idea, noi difendiamo questa Costituzione, se difendiamo questa Costituzione la difendiamo perché ha questa natura, allora questa natura ha da essere a livello anche europeo, e lì si deve incontrare anche l'ONU, perché l'ONU non funziona più. Perché non funziona? Perché l'ONU è basato su maggioritario. No, non tanto, perché lì è basato tanto semmai sul Consiglio di Sicurezza. E va. No, però se te vai a leggere i principi dell'ONU, trovi dei principi che sono stati scritti nel 45, che sono gli stessi che sono nella nostra Costituzione. Allora, noi dobbiamo farla funzionare l'ONU. Allora, dobbiamo far funzionare... Perché mentre, capito, l'ONU è stata in qualche modo messa da una parte, e sono gli americani che non fanno funzionare l'ONU, sono gli inglesi. Voglio dire, o si rilancia la democrazia economico-sociale a livello mondiale, noi dobbiamo dire, chi ci crede la deve rilanciare a livello italiano, a livello europeo e a livello mondiale, se no, come dire, non facciamo niente, perché se non vediamo l'espandersi di questi principi, perché ti dicevo, quando nel 68 noi abbiamo avuto l'espansione, perché c'è stata questa espansione? Perché la programmazione economica, che prima in qualche modo doveva diventare qualche cosa che si faceva attraverso la legge, ci vuole la legge di programmazione, che era una legge che avrebbe imbrigliato le regioni, e basta, che stavano per nascere, no? C'è la legge di programmazione, per i procedimenti di programmazione. No, lì c'è un'estensione che disse i soggetti della programmazione sono le regioni, oltre allo Stato ovviamente, e poi i movimenti sociali e così via. Noi dobbiamo rilanciare questa Costituzione come modello di democrazia economico-sociale che ci lasci aperto, come nel 45 era aperta, si deve mantenere aperta una via per trasformazioni sociali ed economiche di questo tipo. Putin non ci aiuta ovviamente, ma ci possiamo fare. La tua proposta di rilanciare la nostra Costituzione come modello di Costituzione per tutti i paesi europei, per me sarebbe una bellissima battaglia, anche perché è veramente la più bella Costituzione che esistente in Europa e in tutto il mondo. Per quanto riguarda il discorso, allora, abbiamo chiarito finora, no, che il nostro sistema elettorale proporzionale puro è una tradizione italiana. Abbiamo sempre avuto il sistema, quando abbiamo avuto il proporzionale, sempre proporzionale puro, senza soglia. Allora, siccome scrivo tanti articoli, ho scovato un articolo di un certo Gratteri, un ricercatore, il quale parla dei sistemi elettorali nei paesi europei e dice quello che dicevo prima, cioè che numericamente sono maggiori i paesi europei col proporzionale che non col maggioritario, eccetera. E precisamente i paesi che hanno il sistema proporzionale sono 24, non parla dei paesi dell'Unione Europea, parla di Europa, sono 24.
Ci sono due con sistemi maggioritari classici, che sono la Gran Bretagna e la Francia, sistemi misti Ungheria, Bulgaria e Lituania, e due col premio di maggioranza. Sapete chi sono? Italia e Grecia. Basta! Basta! E la soglia, è vero che ce l'hanno la maggioranza, la stragrande maggioranza di chi ha il sistema elettorale proporzionale, però ci sono quattro paesi che hanno il proporzionale puro come avevamo noi. Sono piccoli, ma insomma, Svizzera, Lussemburgo, Finlandia e Portogallo, dove c'è un grosso partito comunista molto combattivo. Queste non hanno la soglia. Allora, dobbiamo adeguarci al peggio o dobbiamo promuovere il meglio? La nostra Costituzione è veramente la migliore e il sistema proporzionale puro è quello che dà più la possibilità, l'unico che può dare la possibilità di rappresentare in modo democratico, equo, quel famoso diritto di voto uguale, libero, a parte segreto, che dice l'articolo 3 della nostra Costituzione. Mi sono divertita a trovare, durante il periodo in cui l'Italia ha avuto il sistema elettorale proporzionale così denigrato con il termine periodo della Prima Repubblica, che come dice anche Claudio De Fiores, giuridicamente non esiste nella Costituzione la distinzione fra Prima e Seconda Repubblica, non è che l'Italia è una Repubblica democratica prima e dopo c'è, capito, fondata sul lavoro prima e poi è fondata sul Jobs Act, non lo dice proprio, dice l'Italia è Repubblica democratica fondata sul lavoro, punto, non esiste la distinzione. Queste distinzioni le hanno create i giornali, che sono, ho fatto la giornalista anche per dei quotidiani su carta stampata, che sono veicolati per dare informazioni di un certo tipo. La prima informazione era che tutti i partiti sono uguali e fanno schifo, infatti la disaffezione verso i partiti c'è stata. Secondo, che la prima repubblica col proporzionale venivano fuori dei casini, inciuci, degli scandali straordinari. Allora ho detto, ma in prima repubblica col proporzionale abbiamo avuto le più belle leggi o no? Certo. Allora, chi è che governava? E me lo sono guardato, l'ho anche scritto un articolo. 62, scuola media unificata, governo Fanfani, coalizione politica DC, PSD e PRI. 62, statuto dei lavoratori. 70, governo Rumor, non era un comunista, coalizione politica DC, PSI, PSD e PRI. 1 dicembre 70, legge sul divorzio, governo Colombo, guarda chi era, coalizione politica DC, PSI, PSD, PRI. Legge di interruzione gravidanza, 22 maggio 1978, governo Andreotti, coalizione politica DC. Andreotti dirà in un suo memoriale in seguito che il giorno in cui ha firmato la legge sulla interruzione di gravidanza è stato il giorno più nero della sua vita, però l'ha firmato in quanto Presidente del Consiglio, perché allora chi era Presidente del Consiglio in un sistema elettorale proporzionale faceva Presidente del Consiglio, non interveniva a gamba tesa sulle decisioni del Parlamento come ha fatto Renzi in questi anni in cui è stato Presidente del Consiglio, dove ha imposto la sua volontà e ha fatto approvare le leggi con la richiesta del voto di fiducia. Quindi quando si dicono queste cose alle persone gli si fa anche capire che quando i cittadini potevano votare con una testa o un voto e c'erano le preferenze, i cittadini controllavano la persona che avevano indicato, che avevano eletto. È successo anche qui, è successo anche in Toscana, quando io ho fondato i comitati contro l'eletto Smog e Bassanini, c'erano ancora le preferenze, e Bassanini, che era ministro delle infrastrutture, promulgò questo testo unico sull'edilizia, non ricordo mai il ministro di cos'era,
noi si impose che introducesse un certo articolo per tutelarci, dicendo che se lui voleva venire a Siena a farsi votare nel collegio di Siena, nessun toscano l'avrebbe votato se non metteva sul testo unico dell'edilizia, che è del 2001, una certa cosa. Lo sapete cosa è successo? Mi ha chiamato la segretaria e mi ha detto: il ministro ha deciso che metterà quella cosa che avete chiesto, però mi raccomando. E dissi: guardi, tranquilla, mi manda il testo modificato con quello che abbiamo chiesto, era una frase, vabbè, che non interessava, se così è successo noi non facciamo, anzi verrà votato, va bene? E c'era il ricatto della persona che votava verso il rappresentante che era deputato. Perché si chiama deputato? Perché è deputato da te che lo voti. Invece dal 2006 tuttora quelli che sono presenti nel nostro Parlamento di ora non sono stati eletti da cittadini, sono stati nominati da partiti. È per quello che c'è questo scandaloso un cambio di casacca, è per questo che fanno tutto quello che possono fare per proprio interesse personale, molti. È proprio per questo che la politica non è più la politica con la P maiuscola, che rappresenta gli interessi dei cittadini, ma interessa in questo momento soltanto gli interessi di molti individui. Non sono stati mai scelti dai cittadini, ci hanno tolto il diritto di scegliere, le preferenze. E guardate che il Porcello nel 2006 tolse le preferenze, ma la prima legge regionale in Italia che tolse le preferenze l'abbiamo avuta in Toscana. La nostra Toscana, non rossa e non Felix, ha dettato legge, le peggiori leggi a livello nazionale. Uno, questo, il Porcello tolse le preferenze. Due, ha fatto col Toscanellum, ha dato il modello per l'Italicum. Toscanello, io sono una delle 10 persone, cittadini toscane, che ha impugnato davanti al tribunale il Toscanello. Lo sapete come è andato a finire? Ci hanno condannato a pagare la regione toscana. Siamo 10, 10.000, 1.000 euro a testa. Sapete perché ci hanno condannato? Perché non avevamo diritto. Secondo il Tribunale di Firenze, anche a noi. Infatti, non avevo diritto a ricorrere, cioè come cittadino, io che voto non ho diritto a non a insultare la regione, ma a dire: volete vedere un po' se questa legge è una legge che mi dà, che mi toglie un diritto costituzionale? Loro dovevano semplicemente dire forse sì, forse sì, e rimandare il tutto alla Corte Costituzionale. No! Hanno bloccato il passaggio alla Corte dicendo: voi non avete diritto a ricorrere, quindi vi condanniamo, così imparate la prossima volta a ricorrere. E noi ce ne freghiamo, perché noi, io ho scritto a tutti e tutti i comitati hanno detto: non ti preoccupare, da Pisa siamo due, non vi preoccupate che faremo cene di autofinanziamento, vi daremo una mano. Ma credono davvero che noi saremo bloccati da queste minacce economiche? Ma piuttosto mi vendo la casa, ma io continuerò sempre. Ora, per quanto riguarda l'Italicum, c'è una piccola speranza, un lumicino. L'ultimo tribunale su cui dovrà esprimersi la Corte Costituzionale, e questo ve lo dico perché ho già parlato con Besosti, che era giovedì con me, e Besosti andò a Pisa e dorme a casa mia, quindi il Claudio De Fiore è mio amico, viene sempre, l'ho chiamato tante volte su Pisa, proprio siamo amicissimi. Però Besosti gli ho detto: ma com'è possibile che l'8 giugno il Tribunale dei la Corte Costituzionale si debba esprimere sul ricorso che avete fatto tramite il Tribunale di Messina? No, scusate, sono stanca, ho fatto confusione. L'8 giugno è il Tribunale di Messina che si esprime sul ricorso fatto contro l'Italico. Ho detto: ma se già la Corte Costituzionale si è già espressa, allora potrebbe dire il Tribunale di Messina, c'è già una sentenza della Corte Costituzionale che lo assolve, ammette il premio di maggioranza, questo e quest'altro,
Cioè, no, non è detto, mi ha detto Pesosti, non è detto, potrebbe anche succedere qualcosa di diverso, potrebbe il Tribunale di Messina decidere di inoltrare di nuovo la Corte Costituzionale, che potrebbe dare anche un'altra sentenza, perché così mi ha detto lui, non tutte le sentenze, perché nel ricorso che hanno fatto a Messina c'è una cosa in più rispetto all'Italicum. Hanno impugnato anche una parte che riguarda la legge elettorale per il Senato, perché ad oggi la situazione è questa: alla Camera c'è una soglia per i partiti singoli del 3%, al Senato è sempre il porcellum, c'è per i singoli partiti il blocco, la soglia dell'8% se sono soli, ma se sono in coalizione, pensate, del 20%. Ma cioè, qui ci vuole un esercito per superare queste soglie. E quindi loro a Messina hanno impugnato anche questa parte che riguarda il porcellum che è rimasto come sistema elettorale al Senato. Quindi può darsi che si abbia, insomma, dopo l'8 giugno si saprà. Vabbè, e quindi è questo. Va bene. Ribadirne, eccetera, ma è ovvio che è uno dei pilastri, diciamo, su cui ci fondiamo. Sono assolutamente in disaccordo sulla questione delle preferenze, lo devo dire, con molta sincerità. Cioè, non farò mai una battaglia contro le preferenze perché sarebbe un suicidio, perché il popolo non capirebbe. Il popolo non capisce perché sostanzialmente sono successe una serie di cose e quindi bisogna evidentemente approcciarsi, perché semplicemente noi misuriamo ancora effetti, non cause, non ci vanno effetti. Cioè, il motivo per cui sostanzialmente sono fuori le preferenze è perché hanno cessato di svolgere il loro ruolo i partiti, per questo motivo. Perché i partiti non sono cosa diversa dalla società civile. Il partito è una parte della società che si auto-organizza, che conseguentemente, democraticamente, se funziona, dire, genera anche democraticamente propri eletti, eccetera. Il discorso del ricatto è proprio una roba che a me trovo veramente disattuato, tant'è che voglio dire, in ogni caso, diciamo, Millo Tempore, voglio dire che 60 anni di Democrazia Cristiana, con il deputato, diciamo, che rappresentava il territorio, ci ha fatto, voglio dire, le nozze. Conseguentemente io non, questa è una riflessione che faccio, della quale sono non certo di più, però ripeto, non è una cosa che attualmente penso che il comitato, diciamo, che si proponga oggi, difenda la costituzione, eccetera, possa mettere in dubbio la questione delle preferenze, anche perché poi sappiamo che uso ne è stato fatto di questa, e anche il tentativo che ha fatto il DDL Boschi da questo punto di vista, perché avremmo avuto, se fosse passato complessivamente tutta la faccenda, avremmo avuto un Parlamento sostanzialmente di nominati, ma di nominati non perché ci sono i partiti, perché ci sono questi partiti, perché c'è questa roba. Per quanto riguarda, diciamo, il resto, sono abbastanza tranciato, perché credo che la fase sia veramente pericolosa e sia veramente brutta. Conseguentemente, diciamo, le riflessioni che facciamo fra noi devono essere sufficientemente spietate in questo. Primo, noi giustamente, è giusto, facciamo, e io stesso sono stato uno dei firmatari, ho firmato qualche cosa, spero anche a me mi invitino poi a pagare, di quello che poi il professor Meno ci ha informato che è stato respinto, e firma anche lui, spero non mi invitino a pagare anche quello, ma insomma. Che cosa ha firmato, non ho capito? Sul ricorso. Sì, il ricorso, esatto. Quel ricorso, anche te, insomma, mi sbaglio. Quale ricorso? Ci fu un ricorso fatto a suo tempo dai giuristi democratici in Toscana, eccetera. Ma contro cosa? Non ho capito. Sull'Italia. Ah, esatto, quello che poi scusami, non è andato bene, eccetera, va bene su quello, evidente, ed è assolutamente giusta e via, ma è una consapevolezza, perché io sono comunista, di conseguenza questa consapevolezza ce l'ho, cioè che vivo in uno Stato borghese, società borghese, e da leninista dico anche che lo Stato, che cos'è lo Stato, diciamo, ne ho un'idea. Non a caso i comunisti socialisti hanno fatto una certa battaglia all'interno del Novecento e non hanno mai pensato di affidarsi esclusivamente alla giustizia borghese, non per questo, non rispettandola fino in fondo,
e cercando di farla rispettare, perché se è uno Stato, ovviamente il rispetto diventa una parte fondamentale della battaglia, cioè non è che fai fuori legge o ti diverti a fare fuori legge, assolutamente, con estrema serietà, ma il Partito Comunista ha fatto questo. E dirò di più, dirò che, e questo me l'ha, diciamo, non posso dire che me l'ha insegnato Andrea, ma devo dire che Andrea è stato il primo, diciamo sì, averlo tirato fuori con forza, ed è stata una cosa molto intelligente secondo me, se mi è capita da tre, ma è solito, però fondamentale c'era, fondamentale, almeno a me è stato un grosso stimolo e me lo porto dietro, anzi ci si porta dietro al diritto, cioè quando mi ha insegnato che diciamo di fronte evidentemente ai rapporti di forza mutata, a tutto quello che era il 45 eccetera, ma l'intuizione di Togliatti di costruire l'idea del centralismo democratico, che nulla c'entra con tutto, con tutte le macchiette sono state costruite in cent'anni di cazzate, l'idea di trasferirlo in Costituzione. Non a caso il nostro Parlamento è il luogo, diciamo così, dove, laddove evidentemente ci fossero altre forze per rappresentarle, eccetera, si consuma il centralismo democratico. Non a caso quando sento parlare qualcuno di cambi di casacca, eccetera, in questi anni del sentito, e ci sono stati compraventi e quant'altro, ma sono figlie, diciamo, dell'assenza dei partiti, in particolare del Partito Comunista, nella vostra storia, esatto. Sempre stato autoriale. Non si dice no, anche perché la nostra cristiana, popolare era, no, cioè, ma c'erano comunisti, c'erano qualche socialista, anche altre persone per bene, ma fondamentalmente, diciamo, era quello. In realtà, io mi viene un po' l'orticare, poi mi rendo conto che è anche difficile trasferire questa cosa poi alle persone che vivono questa realtà, perché in realtà nel Parlamento io mando uno, ma le idee si formano in Parlamento a discussione, certo. Va bene, questo è l'idea della democrazia, non è una democrazia esattamente, diciamo, socialista, un'idea anche liberale se si vuole, ma è un'idea fondamentale ed è un'intuizione gigantesca, io credo che allora arrivo alla conclusione, mi piacerebbe vedere tante cose perché ne ho sentite molte, eccetera, andrò sicuramente a rileggere queste cose di Torati, mi interessa, cioè perché sono veramente notevoli, eccetera, ma c'è un aspetto su tutti, vedete compagni, io credo che sia giusto, diciamo, andare a costruire e a cercare ovunque i comitati, viene sostenerli e di farci un lavoro, eccetera. Il problema evidentemente è che manca un'organizzazione di classe, è una cosa banale, ovviamente da dire fra noi, però manca realmente e non la costruisce evidentemente oggi, è complesso, ma non per questo, diciamo, ci sono secondo me ancora oggi le possibilità, però a partire da una consapevolezza, compagni. Noi giustamente guardiamo i presupposti per proporzionare, bene? Credo che si possano condividere tante cose, poi si può avere magari qualche però su questo c'è il dubbio, ma in 25 anni, a parte il PDS, DS, PD, ma io ho vissuto in partiti che erano maggioritari, Rifondazione Comunista, i Comunisti Italiani, i Gesù, tutti i partiti, compreso anche l'ultima sede, Sinistra Italiana, li prendete tu, prendete qualunque cosa, agiscono in modo maggioritario. Certo. E a casa mia la parcella, è che te non puoi pensare di, diciamo, essere torto, voglio dire, e poi arrivare in fondo e fare una cosa di vita. Perché se sei in quella maniera, sei. E la faccenda è questa, noi viviamo in un'epoca dove sicuramente la consapevolezza da parte delle persone che vivono, eccetera, è bassa. La cultura è bassissima. Indubbiamente c'è tutto quello che c'è. Sono tutti colpevoli, eh? Io non ne assorbo uno. Però c'è una cosa che capiscono. La puzza è bruciata, la seta. Per cui alla fine, quando guardano, diciamo, questi partiti, queste cose, eccetera, ma gli stessi comitati, ma gli stessi anche circoli che si fanno e via discorrendo, eccetera, alla fine esprimono esattamente questo. Non a caso nessuno è disponibile realmente, si parla di parlare ai giovani, eccetera, va bene, in realtà i giovani hanno dentro ciò che noi non abbiamo, cioè il senso veramente di poter stravolgere il mondo. Noi siamo molto incauti, ma vediamo ora e via, ma un ragazzo, io penso a un ragazzo di 45, no, o di 43 della resistenza, eccetera, riceveva davanti, ci aveva la sesta flotta dal sud che stava arrivando, dal nord, cioè non ci viene da quegli altri, il terzo Reich e via, eppure no, Madonna buona, come mi raccontò Gracco, lui giovane allora, resistente fiorentino, quando mi raccontò, ma io non sapevo una sega, però dissi, a me stiamo armati in mezzo a Firenze, non mi vanno, no? E quel giovane è questo,
cioè c'ha questa roba, non c'hanno quindi i limiti che abbiamo noi, hanno questa roba, ma trovano delle cappe. Il problema è che non ci ascoltano, perché noi non ascoltiamo, voglio dire, le istanze, quelle istanze, perché non siamo in grado di ascoltarle, perché non sappiamo in realtà oggi che cos'è la classe. Sì, lo sappiamo in via teoria, eccetera, chi ancora ammette che esista la classe, ovviamente. Ce l'abbiamo in maniera teoria, ma non in maniera... Non dobbiamo andare a capire cos'è la classe, se no si parla cinese e loro invece ascoltano il giapponese, che cazzo ne so. Questo è il problema. Senza questa roba, noi continuiamo e continueremo fino alla morte a fare battaglie di posizione, eccetera, e via. Ma non possiamo, diciamo, andare a rompere veramente. E dobbiamo... La prima battaglia da fare veramente... intransigente e anche verso queste nostre organizzazioni che esistono a sinistra, voglio dire, e che tutto sono meno che proporzionali, sono maggioritari, hanno dentro questa roba, ma chi cavolo voce viva? E voglio, l'ultima manifestazione c'è stata a Roma, ma è stato un dramma, è stato, cioè a Roma sostanzialmente c'è, cioè, una bellissima manifestazione, c'era 3.000 persone, 4.000, 5.000, voglio essere buono, 8.000 persone. Ma noi fino a qualche anno fa le manifestazioni, ma quando le promuoveva soltanto la sinistra radicale, eravamo 100.000, certo, eccetera, ce l'andava un po' bene via. 3.000 persone, ho sentito parlare, i dirigenti della sinistra, tutti, li piglio tutti, ho sentito dire, è stato un successo. Dov'è la festa? Dov'è? Qui, ecco, l'altro è la democrazia, ghigliottina francese, via la festa. È rimasto il cesso. Questo è la faccenda, ok? Se non partiamo da questo, credo che poco più. Certo. Sono d'accordissimo, sì, sono d'accordissimo. Posso aggiungere un paio di cose? Intanto volevo ringraziare la rivista Massimo Nettuno, che ha una serie di meriti, cioè per mettere insieme, di fare questi numeri monografici su argomenti di cui non si trova poi molto altro in giro. Penso per esempio a quello su Marx in Cina, che è stato, per me è stato come mettere un paio di chiari nuovi quando metti la messa a fuoco, no? Cioè, danno un punto di vista diverso rispetto alla circolazione delle notizie, che è, come abbiamo visto, funzionale a un certo tipo di, a questo tipo di società in questo momento. Volevo fare un'osservazione su una cosa che un paio di sere fa, due o tre sere fa, ho visto al telegiornale della sera, quello col Mannoni, tristissimo telegiornale di Mannoni, in cui è intervenuto un ricercatore, un astrofisico, ha fatto un bellissimo intervento sulla ricerca, eccetera, e poi ha finito il suo intervento dicendo: ma poi, insomma, qui da qui a 20 anni saremo sconvolti da un sistema in cui i robot prenderanno il sopravvento, e noi stiamo qui a parlare di legge elettorale. E io ti dico, un successore, ha detto questa scelta così, e c'era un autobus su Repubblica, sulla prima pagina di Repubblica, c'era un bellissimo articolo di Rampini sulla situazione dell'avanzata dei robot negli Stati Uniti, no? Che ogni robot sostituisce 6 lavoratori, eccetera, cioè, tutto, io penso, beh, immagino su questa cosa, queste coincidenze, no? Dici, guarda lì che botta e risposta. Quindi, insomma, il tema della legge elettorale che è in corso di discussione in modo larvato, perché poi c'è il congresso del PD in mezzo, quindi devono capire le percentuali, gli spostamenti, sta facendo gli accordicchi, è una questione fondamentale, che però ci stanno facendo passare alle spalle. Ora, c'è questo numero sul proporzionale, sul suffragio, sul suffragio universale, che poi ha questo cappello di movimento operaio, lotta per la Costituzione, che è particolarmente importante, ha un articolo di Salvatore D'Albergo, che è stato rieditato, no? In parte modificato, che vale la pena di leggere, perché è limpido, veramente limpido, su come nel confronto tra l'unicità della Costituzione italiana e le altre Costituzioni e gli altri sistemi e le altre democrazie, è veramente illuminante. Poi c'è un contributo di Alessandra Agostino sul perché abbiamo questi partiti, parla di altro, ma all'interno del suo articolo c'è proprio il da come
corrispondenza, proprio effetto, causa-effetto, il maggioritario e questi partiti. Cioè noi abbiamo questi partiti perché il maggioritario è un tipo di partito, sì, sì. No? Sì, sì. Quindi è proprio strettamente collegato. E dice c'è questo passaggio dell'Agostino che dice: è da rilevare, tornando alla legge elettorale, senza volerle attribuire magici potenziali trasformativi, la sua incidenza sulla rappresentanza e di conseguenza sulla decisione politica, nonché la sua corrispondenza con un modello ideologico. Questo tipo di, cioè il maggioritario, non si cercano risposte includenti che tendano a favorire l'identificazione rappresentato-rappresentante, ad avvicinare i cittadini alla politica e alle istituzioni, ma alla tanto chiacchierata crisi della politica si risponde con riforme, come la delibera costituzionale cosiddetta Renzi-Boschi, boccia sempre più escludenti. Forse che la figura di cittadino suddito si sposa meglio con la figura del cittadino consumatore, suddito consumatore, arrampicatore frustrato, dice Canfora, ovvero dell'ideale umano su cui aspira a governare l'oligarchia economica del neoliberismo. La legge elettorale è un tassello della circolarità diseguale economia, politica, diritto, con incidenza diretta sulla rappresentanza e sulla forma di governo, e qualora si connoti in senso maggioritario, induce una svolta in senso oligarchico. Certo, perfetto. Quindi è proprio, cioè, perché sì, abbiamo questa società ora? Tutto mettere il centralismo democratico come elemento che dal suo partito si trasferiva all'interno della società e all'interno quindi del Parlamento, e diventava il Parlamento, no, l'elemento di scontro tra chi pratica il centralismo burocratico, che è quello appunto che applica la borghesia tramite la massoneria, e il centralismo democratico, quello applicato dal proletariato tramite il suo partito. E lo scontro avveniva su queste due concezioni della democrazia, una che porta ovviamente al maggioritario e la nostra che porta invece ad un allargamento costante e continuo della partecipazione, è l'elemento centrale per cui oggi vede sotto accusa la massoneria come elemento mafioso, come prassi mafiosa nella società italiana, quello che sta avvenendo nella commissione presieduta da una democristiana sociale. Perché la Rosi Bindi appartiene a una corrente di pensiero che con i comunisti aveva capito l'importanza della questione sociale, no, nel nostro paese, e non solo nel nostro paese. Questa cosa è fondamentale da comprendere, che uno dei compiti fondamentali è il fatto che un partito che ha al proprio centro la democrazia possibile e praticabile, che è quella col centralismo democratico, è stato quello che ha difeso con più decisione e coerenza il sistema elettorale e la Costituzione, nel 53, ma sempre comunque, è stato il più grosso elaboratore, quello che ha bloccato i processi degenerativi della scuola anglosassone, no? I Calamandrei e via di seguito. All'interno della Costituente ha fatto le alleanze in modo corretto e intelligente con quei soggetti che di questa questione sociale facevano tesoro. E io credo che ancora oggi questa lezione ci deve servire. Se vogliamo anche, appunto, visto che noi vogliamo ricostruire il Partito Comunista con i tre puntini, no? Con tutte le cose della storia a posto, siamo convinti che il passaggio necessario per capire che cosa è avvenuto in Italia è proprio quello del colpo di Stato. Il colpo di Stato però non si può bloccare se non si solleva con la giusta forza che c'è stata in Italia un'azione, perché un colpo di Stato ha degli elementi di violenza praticata, quindi un colpo di Stato, diciamo, a metà, no? In Italia sembra che non ci sia stata violenza rispetto alla modifica costituzionale. Ragazzi, è da portare dalla sinistra che in Italia fanno stragi. Ma che cosa tendevano a fare le stragi che sono avvenute in Italia? Tendevano proprio a modificare la nostra società in profondità e quindi la nostra Costituzione, il nostro vivere civile.
ma è stato dichiarato apertamente. Il rapimento Moro che cos'è stato? Se non proprio il colpo mortale a quella parte, diciamo, della politica italiana che accettava la possibilità che ci fosse da parte dei comunisti la possibilità di rientrare nel governo del paese, perché noi ci siamo stati stromessi, c'eravamo, no? Fino a una certa data, no? 13 maggio 47 allora, il problema quindi in Italia si è riaperto. In Italia ci sono state delle stragi pesantissime, no? Bologna dopo, i vari treni, no, ma non solo, Firenze, c'è stata Milano ancora una volta, no? Con Via Palestro, ma a cosa erano finalizzate quelle stragi? In un momento appunto dove eravamo a cavallo e c'era la discussione sul sistema elettorale, sul sistema costituzionale, e in quel caso c'erano questi attentati che avvenivano in città fondamentali e poi davanti a luoghi specifici, no? A luoghi simbolo, perché Via Palestro a Milano era la sede dove è nato il Grande Oriente d'Italia. E a pochi metri dal Grande Oriente c'era l'altra corrente del Grande Oriente, quella di Giuliano Di Bernardo, a 50 metri, e la bomba l'hanno messa a cavallo, a dimostrazione che c'era uno scontro tra queste due realtà. A Firenze dicono che era la mafia, però ti strano, c'era una donna che era la stessa vista a Milano, no? Ci sono successi delle cose dove non c'era solo la mafia a fare queste cose, c'era una complicità dentro apparati dello Stato che capivano che bisognava dare una svolta a questo paese, e la svolta è avvenuta e c'è in corso un'indagine sulla trattativa tra lo Stato e la mafia, no? Cosiddetto, no? Tra apparati, tra potenze che si muovono in altri ambiti, e adesso i magistrati con le loro indagini, con la loro determinazione e anche, diciamo, con i rischi che corrono, sono arrivati a dei buoni punti di osservazione di questi fenomeni. E allora il problema, secondo me, è che noi non possiamo sottrarci dall'obbligo di avere un partito che faccia tesoro di questi processi che sono avvenuti, e quindi che si strutturi in modo tale che, appunto, non chiudendosi, ma deve nascere una formazione politica e deve lavorare secondo quei principi di allargamento della democrazia che di fatto ci hanno tolto, che ritorni però ad essere vigilante anche su che cos'è e come si fa a mantenere viva la democrazia in questo paese, e utilizzando anche se necessario gli articoli del codice penale, codice che quegli articoli sono stati fatti messi a difesa della nostra Costituzione. Ci sono 3-4 articoli, no, nel nostro codice penale che vieta lo stravolgimento della Costituzione. E io non so per quale ragione bisogna regalare a costoro, cioè, diciamo, il fatto che nessuno li aggredisca, no, anche su quel fronte. Se un'organizzazione si muove come fa la mafia, no, contro gli interessi della collettività, e li colpiamo con il codice penale, giustamente anche chi tenta di fare un colpo di Stato, che mi sembra un reato molto, molto grave, deve essere colpito con altrettanta forza. E io penso che su questa cosa ognuno poi nel proprio ambito debba fare una battaglia. Parallelamente però un'altra cosa che manca in tutte le formazioni politiche: il fatto che la democrazia in Italia ha potuto esistere fino a quando sono esistiti i consigli di fabbrica, quando c'era corrispondenza tra la democrazia, e quindi aver portato la Costituzione dentro le fabbriche, e quindi con la nascita dello strumento che permetteva la pratica della democrazia e della programmazione, perché i lavoratori mettevano in discussione i programmi economici dei capitalisti, delle aziende, li mettevano in discussione in base alla loro visione del, diciamo, dell'interesse che c'era in gioco, no? E quindi hanno messo in campo quindi alternative, hanno sviluppato anche una scienza, no? In tutti i campi, hanno permesso di andare a ricercare in tutti i settori, diciamo, della conoscenza umana, che cosa era possibile fare.
E questa cosa noi dobbiamo riprenderla, dobbiamo ritornare davanti a, a parlare con i sindacati come, e spiegare che appunto con la chiusura dei consigli di fabbrica del 93, guarda caso, si cominciano a mettere in discussione nel 92-93, in parallelo alle, alle bombe, in parallelo all'introduzione, no? Con l'operazione Occhetto, la Barbera, Segni, di Pietro, no? L'operazione di far saltare il sistema proporzionale e il sistema costituzionale italiano. Quindi io credo che dobbiamo riprendere una battaglia a tutto campo, perché appunto il fronte di lotta su questa questione ci apre veramente degli scenari eccezionali, compreso la questione della pace, no? Quindi c'è, c'è una questione fondamentale del nostro ruolo nel Mediterraneo e, no, e in Europa, e quindi è obbligatorio secondo me riprendere una battaglia sull'articolo 11, la questione della NATO, c'è tutta la questione di, cosa, di come stare in Europa. Io da comunista continuo a dire che l'eurocomunismo è, o il comunismo in Europa, no? Possiamo invertire, a qualcuno sta antipatico il nome eurocomunismo, però il comunismo in Europa è una linea fondamentale, la nostra Costituzione è proprio programmatica in questo senso, cioè ci, ci facilita il compito per la, il profilo alto dei valori che introduce. E io sfido chiunque, anche Lenin, nei confronti dei giornalisti occidentali, li sfidò a, a confronti pubblici, anche negli Stati Uniti, no? Dei giornalisti americani, in confronto con gli americani, ma io li sfido, portatemi negli Stati Uniti, io vengo lì con la mia Costituzione e vediamo tra la vostra e la nostra qual è la migliore. E sì, ovviamente il governo americano si è rifiutato di portare via negli Stati Uniti.